Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi torniamo a parlare di scrittura e in particolare voglio mostrarvi qual è il mio programma di scrittura e come l'ho organizzato. Stiamo parlando infatti di Scrivener, che è un software pensato appositamente per scrittori, scrittori di qualsiasi tipo, dai romanzi a poesie, sceneggiature, romanzi brevi e così via. A differenza dei processori di parole, quali possono essere Word, per esempio, Scrivener è pensato per essere proprio come un ufficio trasportabile e come ogni ufficio sta a noi tenerlo organizzato. Io ho acquistato la versione per iPad perché era quella che costava meno, detto proprio senza peli sulla lingua, però sappiate che esiste anche la versione per PC, Windows e per Mac. Per quanto riguarda i sistemi Android, ancora non so niente. Il primo approccio con Scrivener può essere un po' traumatico perché non sai bene come organizzarti veramente il lavoro e se non sai come organizzarti tu, non riesci neanche a organizzare Scrivener stesso e quindi vai ancora più in confusione. Per questo ho deciso di fare un video e farvi entrare dentro il mio Scrivener praticamente per farvi vedere come io l'ho organizzato. Lo sto usando ormai da un paio di mesi e mi trovo molto molto bene, soprattutto perché cliccando sull'applicazione ho tutto quello che mi serve, tutto il materiale che mi serve già in un unico posto, quindi riesco a velocizzare il lavoro e non andando in cerca dei vari mille file Word che potevo aver fatto in precedenza. Ovviamente quello che voglio mostrarvi è un metodo organizzativo che io ho adattato a Scrivener, però voi potete adattarlo a qualsiasi tipo di strumento voi usiate, anche Word o anche la carta e la penna. Non c'è nessun problema veramente. Quindi entriamo dentro il mio Scrivener e vediamo cosa c'è. Quella che vedete adesso è la schermata che si apre quando iniziate ex novo un progetto su Scrivener. Come vedete, non ci sono tante cartelle organizzative perché sta a chi usa Scrivener organizzarsi come meglio crede. Avete solo le bozze, che sarebbero il manoscritto in sé per sé, il documento, quello che dovrebbe essere il documento finito, una cartella di ricerca dove inserire tutti i file di ricerca che avete e il cestino. Molto molto semplice. Adesso invece vediamo com'è il mio Scrivener. Eccoci qua, siamo nel mio Scrivener. Ovviamente non è il file a cui sto lavorando attualmente, ma è un file che ho preparato appositamente per questo video. E perché la cosa che mi interessava mostrarvi soprattutto è come ho organizzato il mio binder. Il binder è praticamente questa colonna a sinistra che rappresenta la colonna di navigazione nella quale noi ci muoviamo all'interno del nostro documento. La bozza io l'ho rinominata manoscritto perché mi piaceva di più. Quando inizio un nuovo progetto parto sempre dagli schemi, che sono questi qua. Questi quattro schemi qui, quattro, possono essere anche di più, dipende. Il primo schema e il più importante è l'idea prima. Nell'idea prima io devo mettere giù tutti i punti fondamentali della storia, ovvero che cosa voglio raccontare, dove è ambientata la mia vicenda, quando è ambientata la mia vicenda e il messaggio che voglio far passare con il mio libro. Perché raccontare una serie di eventi, magari anche concatenati tra loro, non ha nessun senso se non c'è un messaggio di fondo, è come stilare praticamente una lista della spesa. Il messaggio è la parte più importante dell'idea prima, secondo me, perché è proprio l'idea, il messaggio che io voglio trasmettere ai miei lettori quando leggeranno il mio libro. Aver chiaro il messaggio significa aver chiaro che cosa si vuole raccontare e si possono iniziare a strutturare i personaggi intorno all'idea del messaggio e creare una storia anche più avvincente. Dopo il messaggio passo a stilare le mie favole. Fabula A, B, C, quante ne ho in mente? Fabula A,
La favola A praticamente dovrebbe essere la favola principale e io inizio a stilare in ordine cronologico su un elenco puntato tutto quello che succede all'interno della favola A. 1, 2, 3 e così via. Come vedete ci sono delle evidenziazioni. Perché? Perché le evidenziazioni mi servono a indicare quali sono i punti all'interno della favola A che si intrecciano con i punti delle altre favole. Per esempio la favola B l'ho messa rossa, se c'è un'ipotetica favola C la metto verde e il colore lo do al titolo della favola e così via. Quindi favola A. In questo punto si collega con la favola B che è rossa, in questo punto si collega con la favola A, per esempio. Così ho un'idea di come muovermi. Una volta stilata tutta la favola, tutte le favole, A, B, C, D, quelle che sono, inizio a costruire l'intreccio vero e proprio. Quindi inizio a stilare una bozza dei capitoli. Esempio, prologo. Che lo ambiento raccontando dei punti della favola B, quindi B punti da 1 a 4. Prologo, le X sono i nomi, il nome provvisorio del prologo, quindi prologo, il nome provvisorio, racconta i punti della favola B da 1 a 4, quindi iniziamo a stilare tutti i punti del prologo che devo raccontare, magari ampliandoli rispetto a quanto ho detto precedentemente all'interno della favola. Capitolo 1. Il capitolo 1 è blu, quindi racconta i punti della favola A da 9 magari a 10, da 9 a 10, titolo provvisorio e così via. Nel frattempo che strutturo favole e intreccio, quando inserisco un nuovo personaggio o un nuovo scenario, una nuova ambientazione o una nuova cultura, una nuova cultura generale, l'appunto. Quindi l'appunto tra i miei file dei personaggi, quindi ho uno schema per un personaggio che poi prenderà il nome del personaggio X, che può essere, che è uno schema generale che potete trovare su internet tranquillamente. Quindi le basi del personaggio, nome, età, nazionalità, religione, aspetto fisico, ruolo nella storia, dalle basi quindi a elementi più complessi che mi iniziano a tratteggiare il personaggio più a tutto tondo, quindi conflitti interni, relazioni, obiettivi, paure, e tutto quanto. Quindi ho un'idea generale di come strutturarmi il personaggio. Oltre al personaggio, strutturo anche il world building, quindi se ho qualche città importante, l'appunto qui, appunto la città, appunto le caratteristiche della città e cose del genere. Se scrivo un fantasy e devo stabilire un sistema magico, ho il file per il sistema magico che può essere da come si chiama chi usa la magia, a quali sono i limiti della magia, perché chi ha la magia non ha ancora conquistato il mondo, a varie domande che devono trovare risposta. Poi ovviamente c'è la storia, la cultura del mondo che sto raccontando, quindi se ci sono delle epoche importanti, guerre importanti, personaggi più o meno conosciuti a livello generale, quindi a livello culturale, se ci sono classi sociali, se ci sono dei gesti tipici, se ci sono delle superstizioni. Quali sono le religioni fondamentali, se ci sono degli argomenti controversi su cui la gente dibatte e così via. Diciamo uno schema molto generale. Più è dettagliato questo schema, secondo me, più diventa ricca tutta la storia, perché non siete confusi su che cosa far fare ai personaggi o che cosa magari ascoltano di nascosto e cose del genere. Quindi uno schema, secondo me, da non prendere alla leggera. Poi ho inserito delle note a me stessa che praticamente vanno dalle idee random, per esempio quando sono in giro o quando mi viene un'idea mentre guardo un programma o qualcosa del genere, l'appunto qui, che possono andare da voglio inserire una strega dei boschi, voglio inserire un tagliagole, voglio inserire un castello sul mare, scrivo tutto qua. Quindi sono tutte idee generali, idee che mi piacerebbe inserire all'interno del romanzo, ma che ancora non so bene come, non so bene quando, non so bene dove inserire, le appunto qui così non me le dimentico.
Poi ci sono i dialoghi da inserire, per esempio, o se invece di un'idea mi viene in mente uno scambio di battute tra due personaggi che mi piace molto, ma non so né chi le pronuncia, né quando, né dove, appunto il dialogo qui e poi spero di riutilizzarlo in seguito. Invece se per esempio cammino o sono in palestra e ascolto della musica che magari mi fa venire in mente qualche scena, qualche frase di una canzone che mi ispira particolarmente, appunto la canzone e il testo qui. Ci sono le ricerche, per esempio, sulla ricerca invece noi possiamo inserire qualsiasi tipo di ricerca, magari possiamo fare sia un file in cui scriviamo tutti i punti di, che ne so, una ricerca di armi che abbiamo fatto, oppure possiamo incollare direttamente la pagina web che abbiamo visitato e quindi non perdere tempo a ricercare continuamente le stesse pagine web perché le abbiamo tutte qui. E il cestino, neanche a dirlo, sono i file eliminati. Una volta progettato tutto quanto, si può iniziare veramente a scrivere e con una progettazione solida in questo modo si riduce il rischio di avere il blocco dello scrittore perché sapete già dove andare a parare. Quindi si entra nel manoscritto. Iniziamo dal prologo. Qui abbiamo un prologo generale. La funzione, secondo me, più interessante all'interno, di Scrivener è il conteggio delle parole. Se noi clicchiamo sulle parole, sappiamo di quante parole totali vogliamo fare il nostro manoscritto, quindi su bozze. Io ho messo per esempio come obiettivo 80.000 parole perché 80.000 parole sono più o meno un manoscritto di 300 pagine, sulle 300 pagine, e quindi mi piaceva l'idea di fare un libro di 300 pagine. La sessione invece conta le parole che scrivete al giorno, diciamo, ogni volta che iniziate una nuova sessione, un nuovo giorno, azzerate il contatore e vi mettete un obiettivo. Io ho messo 500 parole a sessione, quindi al giorno, più o meno ogni volta che io provo a scrivere, voglio raggiungere almeno 500 parole, perché non sono Stephen King che scrive 2000 parole al giorno. 500 già secondo me è un cioè per me almeno è un obiettivo abbastanza stimolante, perché è raro che io arrivi a 500 parole, ne scrivo magari 420, 460, 300, quindi 500 parole per me ancora è un obiettivo che devo raggiungere, devo allenarmi a raggiungere. Bene ragazzi, questo è il mio Scrivener, spero che il video vi abbia interessato e vi abbia dato degli spunti su cui lavorare da soli praticamente, come i compiti a casa, sì. E non dimenticate, se il video vi è piaciuto, di mettere mi piace e iscrivervi al canale e soprattutto se progettate il vostro romanzo in un modo diverso dal mio, fatemelo sapere qui in un commento che le nuove idee sono sempre ben accette. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!